rapporto di Greenpeace, il famoso rapporto Trivelle Fuorilegge, che denunciava l'esistenza di preoccupanti contaminazioni da idrocarburi policiclici aromatici, gli IPA, e metalli pesanti nei mitili raccolti nei pressi di piattaforme ubicate anche nel mare Adriatico. Ad esempio, il rapporto, basato su rilevamenti ISPRA, affermava: la relazione tra l'impatto dell'attività delle piattaforme e la catena alimentare emerge più chiaramente dall'analisi dei tessuti dei mitili prelevati presso le piattaforme. Gli inquinanti monitorati in riferimento agli SQA, gli standard di qualità ambientale, identificati per questi organismi sono tre: mercurio, esaclorobenzene ed esaclorobutadiene. Di queste tre sostanze di solito viene testato solo il mercurio nel corso dei monitoraggi ambientali. I risultati mostrano che circa l'86% del totale dei campioni analizzati nel corso del triennio 2012-2014 superava il limite di concentrazione di mercurio identificato dagli SQA. Perché tutta questa preoccupazione, quindi? Perché quando si trivella ovviamente non esce acqua di fonte. Come quando entri in una stalla non senti profumo di violette, che qualcuno ce lo voglia far credere, quando si trivella escono ed entrano delle acque che si chiamano acque di produzione. Sono le acque di formazione, le acque estratte dal gas o dal greggio e le acque di processo, quelle reiniettate. L'insieme di questa miscela può contenere sali, metalli, isotopi, e una grande varietà di composti organici. Questa preoccupazione, o se vogliamo questo criterio di precauzione, erano recepiti anche dalla nostra regione. Infatti ARPA, tramite DAFNE, che abbiamo avuto il piacere di visitare qualche mese fa, fa dei campionamenti, o meglio faceva, perché il programma di DAFNE fino al 2011, leggiamo nel rapporto sulla salute del mare, prelevava campioni di sedimenti e prelevava mitili e faceva campionamenti su metalli pesanti e idrocarburi policiclici aromatici, fino al 2011, poi ha smesso. L'AUSL, invece, secondo la delibera 1648 del 2002, che è quella che ha autorizzato per la prima volta la raccolta dei mitili sotto le piattaforme, per un principio di precauzione, perché non si sa se effettivamente i mitili raccolti lì sotto sono soggetti ad inquinamento, perché quelle acque non sono acque di fonte, ribadivo, l'AUSL doveva fare un monitoraggio bimestrale per quanto riguardava metalli pesanti e idrocarburi. L'ASL di Ravenna, abbiamo appreso la scorsa settimana, in risposta alle giuste preoccupazioni dei produttori, ha dichiarato che su 29 piattaforme ha prelevato nel 2015 18 campioni, quindi ben al di sotto del controllo bimestrale. Infatti, in quel report, l'ASL dice che dei 10 campioni prelevati con frequenza semestrale, solo su 3 sono stati determinati anche gli idrocarburi policiclici aromatici. Non leggo tutta la relazione dell'ASL, però si dice anche che un campione ha dato esito positivo nel 2015, tanto che è stato fatto divieto di raccolta e l'immissione al consumo. Allora, a noi pare che, al contrario di quello che qualcuno ci voglia far credere, l'adagio "va tutto bene alla signora la marchesa" non funzioni molto. Quindi, essenzialmente, al di là di volere fare informazione, quello che chiediamo in questa risoluzione è che vengano ripristinati i controlli così come erano previsti dalla delibera, che a noi non risulta che sia ancora vigente. Questo per tranquillizzare i produttori, ma anche per garantire i consumatori, ma anche per fare corretta informazione. Perché, come questa mattina, a noi ci sembra di avere abbastanza smontato l'assunto che questo referendum, quello per mandare a scadenza naturale l'utilizzo delle piattaforme distrugga posti di lavoro, non vorremmo magari accorgerci che, facendo i monitoraggi fatti bene, perché oggi non li facciamo più bene come dovevano essere fatti, poi smontiamo anche l'assunto che trivellando esce acqua di sorgente e che magari la subsidenza a Lido di Dante non sia causata da quel pozzo lì a due passi che svuota il sottosuolo, o a Cesenatico se viene riattivato il Morena 1 proprio lì a due passi, poi dopo ci affanniamo a fare milioni di spese per il ripascimento. Grazie.